Ancora prima di fondare Prima Luce Lab, siamo astrofili da moltissimi anni. Ricordo quando, ancora studenti, mettevamo da parte alcuni soldi per acquistare i primi telescopi. Dopo più di 20 anni di esperienza, dopo tante notti passate a fotografare e a osservare il cielo, provando le nostre innovazioni, abbiamo deciso che era tempo di una sfida. Infatti, esistono telescopi di grande diametro, ottimi per osservare gli oggetti in cielo, ma che sono difficili da trasportare e da collimare. Telescopi più compatti, ma difficili da utilizzare quando si vogliono fotografare oggetti deboli, oppure telescopi che rendono semplice l'astrofotografia di galassie, nebulose o ammassi stellari, ma che sono limitati quando si vuole osservare o fotografare in alta risoluzione i pianeti e la Luna. Così il nostro team si è messo al lavoro. Vogliamo creare un telescopio che, sfruttando le tecnologie Prima Luce Lab, ci consenta di fare tutto, dall'osservazione alla fotografia, da quella planetaria e lunare in alta risoluzione a quella lunga posa di oggetti del profondo cielo. E lo vogliamo anche facile da trasportare, da impostare e alimentare sul campo, per consentirci di utilizzarlo anche dai posti più sperduti, lontani dall'inquinamento luminoso. Insomma, vogliamo la potenza di un piccolo osservatorio astronomico con la trasportabilità di un telescopio amatoriale. Ma attenzione! Con questo non vogliamo dire che abbiamo il telescopio perfetto. Infatti, se vi collegate al nostro sito, potete trovare tantissimi telescopi, montature, camere CCD, accessori, con cui possiamo costruire centinaia di telescopi diversi. Ma per la nostra sfida abbiamo creato un telescopio per puntarli, un telescopio per inseguirli, un telescopio per osservarli e nel buio fotografarli. Uno solo? Per il nostro telescopio abbiamo scelto di utilizzare l'ottica Celestron Edge HD da 9 pollici e un quarto, 235 mm di diametro, che significano alta capacità di raccolta luce, quindi ottimo per l'uso visuale, ma anche elevata capacità risolutiva. Sarà perfetto per la fotografia planetaria e lunare all'alta risoluzione. Inoltre questo telescopio dispone di uno spianatore integrato che consente di avere un grande campo corretto e quindi sarà ottimo anche per la fotografia degli oggetti deboli. Il tubo ottico viene installato sulla montatura M1 di Avalon Instruments. Questa montatura dispone di uno speciale design che consente un'elevata trasportabilità grazie alla mancanza di pesanti contrappesi, e inoltre il particolare sistema di movimentazione offre zero backlash e quindi sarà perfetto per l'utilizzo insieme all'autoguida. Per la fotografia del profondo cielo, quindi galassie, nebulose, ammassi stellari, abbiamo scelto di utilizzare la camera CCD raffreddata ATIC 16B2, che grazie a un sensore monocromatico da praticamente 35 mm di diagonale è perfetta per il grande campo corretto del telescopio. La camera dispone anteriormente poi di una ruota portafiltri motorizzata per 7 filtri da 58 e anteriormente ancora c'è la guida fuori asse, dove abbiamo inserito la camera di guida Lodestar. Faremo anche delle bellissime riprese planetarie lunari ad alto ingrandimento utilizzando una camera QHY53-290, ma potremo sempre anche osservare col telescopio utilizzando appositi oculari e diagonale. Effettueremo un allineamento polare di precisione grazie al Polmaster di QHY-CCD ed eviteremo che la condensa si formi sulle ottiche utilizzando il modulo ambientale ECHO con sensore di temperatura e umidità. Tutta questa tecnologia è comandata da Eagle, che consente di comandare in remoto e di alimentare tutti i dispositivi. Abbiamo installato Eagle in parallelo al telescopio principale, che così è libero di muoversi in qualsiasi direzione senza problemi con i cavi. Questo telescopio è talmente avanzato e ricco di tecnologia che sarà una sfida anche per noi, ma la vivremo insieme e vedremo come osservare, fotografare e studiare l'universo. Quindi seguiteci!